Eccolo qua il sushi che andiamo a assaggiare oggi. Mango, l'abbiamo comprato al Lidl. Questo qua è misto, sushi box. E poi assaggio anche i super cetrioloni. Ma chi mi segue su TikTok già sa che li amo, sono buonissimi e così grandi li vende solo il Lidl. La nuova salsa piccante della settimana spagnola e queste olivette. Che bel mukbang! La friggitrice ad aria perché ho fatto anche un po' di salmone, ragazze, perché era poco per due. Se vedete cosa anche ho preparato, non vi dico bugie, poiché era poco, ho fatto anche un filettino di salmone con un po' di spinaci. Buongiorno a tutti. Ciao ragazzi, ciao Bibi, ciao Eccoci Big in Ben, ciao questo mamma, ciao nuovo papà. video mukbang. Ragazze, allora, oggi è il video che assaggiamo. Ciao bimbe, ciao Cuoricino, mamma. cuoricino, cuoricino, Ciao mamma. bacio. Lui sui G fa sempre queste storie che saluta a tutti. Allora, assaggiamo la box di Lidl. Se non avete visto il mio video Lidl che ho caricato qualche giorno fa, andatelo a vedere, vi ho fatto un vlog proprio a Lidl con tutta la spesa. E mi avete chiesto in tante di mangiare, fare un video mukbang su questo. Quindi eccoci qua. Eccoci qua. Non abbiamo mai assaggiato il sushi No. di Lidl e abbiamo un po' paura, almeno io. Questa è una box e poi c'è questo, amore, tu apri questo qua al mango. Ah, c'è anche, ci sono anche le bacchette dentro, carine, perché io avevo preparato. C'è anche, allora, c'è la salsa di soia, il wasabi e lo zenzero. Poi ho preso anche cetrioloni per assaggiare. Amore, apri pure questo. Super invitante. Amore, apri pure questo barattolone e due olivette. E la salsa piripiri, ragazze. Questa è la salsa Piripi. piripiri della settimana spagnola. Aspettate che la stavo dando sul naso. Ma no, ma come si Si apre? apre, ragazzi. Noi. Ok, questo video sarà Si tutto di noi apre. che non riusciamo a aprire le cose. Ma che tu, ma ci sta qua. Zero. Neanche questo. Fai un poco qualcosa sotto. Cosa? Un cucchiaino, una cosa. Vai, amore, apri, vai. Amore, pure fai palestra, vai. Successo. Ce la può fare, Eccoci. campione. Vai, amore, che cerriolone. Apri pure questa. Visto che ci sei, io vado con le domande. Ragazzi, ho fatto pure il salmoncino vicino perché ve l'ho detto è poco. Allora, partiamo con le Ah, vorrei bisogna domande. fare così. Ah, ecco, vedi? Un bel bicchiere d'acqua, mi raccomando, lascia che si beve Daniel. Lasciate tanti like al video, Da tanti parte. po vai amore, pollice in su Pollice al giù. video e tanti commenti. Fatemi sapere, scriveteci le domande nel prossimo video. Anche Daniel, visto così, dopo ve lo faccio vedere a fine video. Ragazzi, sto un po' raffreddato. Non vedete niente. Allora, andiamo sui G, mi raccomando, seguitemi sui G e su TikTok. Allora, vediamo. Questa è la prima domanda, mi piace molto molto molto. Ed è, Anche a me piace. allora, prossima vacanza dove vi piacerebbe andare? Allora, iniziamo a dividerci questo sushi. Allora, amore, dividiamo. Ma qua, ecco. Ok, allora. Amore, dammi il piatto, te lo metto. Vedi il piatto? Ma no, si è rotto, mo. Poi, uno di questo. Uno, ma no. Uno di questo. Uno di questo. Uno di questo. Uno di questo. E qua con mamma divide. Uno. E tu ti prendi questo qua. Che voglio quello là. Ok, sembra, ma posso mangiare quello qua dentro. Mettiamo la salsa di soia. A voi la salsa di soia? Ah, già l'hai messo, ok. Amore, con quale partiamo? Tra poco. Ho questo tutto rotto. Ah! Cosa c'è? L'erba cipollina?
Com'è? Ci chiedete prossima vacanza dove ci piacerebbe andare. In realtà stiamo decidendo. Noi stiamo già decidendo, perché il mio compleanno sarà ad aprile. Quindi vorremmo fare una vacanzina verso, appunto, dopo il mio compleanno. E vi porteremo con noi su IG, ovviamente, su Instagram. Io faccio sempre un sacco di storie. Anche qua su YouTube, se volete, possiamo vloggare. Non vogliamo svelare la meta, va bene, amore? È ancora top secret. Top secret. Le due olivette, però provate a indovinare nei commenti. Allora, vi do un aiuto. Ci vogliono un sacco di ore di aereo per arrivarci. Poi? Ed è un posto caldo, molto caldo. Comunque queste olive di Lidl sono buonissime. C'è un po' assaggio anche al cetriolo. Nel frattempo faccio un piccolo video anche per TikTok. Poi? Aspetta, amore. Sto registrando tutto il video sul tubo, quindi vi faccio un piccolo assaggio qua e poi voi dovete vedere, deve venire sul tubo, sul mio canale YouTube a vederlo. Comunque il vuoto non è 10, però pensavo peggio. Ma l'amore com'è? Ah, è buono. Vi aspettiamo sul tubo. Una bella famiglia, vorresti realizzarti ancora in qualcosa, un sogno nel cassetto? Io sì, ho un sogno nel cassetto che, vabbè, io ho due sogni, no. Anzi, io no. No, è che su cassetto, ha fatto il ragnatele. Vediamo. È stato più bello è lui, il nostro amore. Però ragazze, mo' assaggio. Il sashimi con la salsa piccante. No, come si fa? Voglio proprio assaggiare questa salsa piripiri com'è. Umaro. Ma non è per niente piccante, Lidl. Ora metto 8 kg, però è buona. È buona, ma non è piccantissima. Diciamo, io mangio tanto piccante, quindi. Allora. Da quel giorno più. Bra, uno dei miei sogni si realizzerà a breve, perché ci sono delle novità per il mio brand Galita Beauty. Ci saranno dei nuovi prodotti, vero amore? Quindi quello è il mio sogno, perché lo sapete. Mantenetevi collegati. Aver realizzato il mio brand di creme, di prodotti cosmetici, la mia linea Galita Beauty, quello è stato il mio sogno. Oltre a Galita Shop, che è il nostro shop online, su cui acquistate sempre tantissime. Quindi quello è il mio sogno e vi ringraziamo tanto. Ci saranno delle novità Galita Beauty e voglio sempre realizzarmi di più da questo punto di vista. Poi un altro sogno è quello della casa, ovviamente. Vabbè, quella è l'altra cosa. Vi porteremo con noi, perché ci sono delle news, quindi vi farò un vlog, fatemi sapere se lo volete, per farvi vedere della casa. E poi c'è un altro sogno, che però non lo dico. Amore, tu sai qual è? Immagini qual è? Sì. Immagini qual è? Quella andata a addormentare e sognare. Vabbè. Facciamo un cin cin, dai. Cin cin. Magari da te. Ma noi teniamo un gelo troppo prezioso. Ah, ma si sente che è piccante. Vediamo la prossima domanda, ragazzi. Qual è l'offesa che proprio non sopporti in un litigio? Allora. Oi, ma ci appiccicamo un'altra volta, perché l'altra volta. Allora. L'offesa, ma comunque, ragazzi, lo sapete che è buono questo sushi? Amo, non c'è male, pensavo peggio. Non è proprio. Vabbè, non è proprio quello di ristorante, però. Comunque, l'offesa, amore, io. Cosa mi dà fastidio quando li tiriamo? Di avere torto. Ah, soprattutto perché voglio avere sempre ragione. Però mi dà fastidio quando mi. Vabbè, quando non mi si dà ragione, ovviamente. E quando si dicono delle cattiverie, delle cose finte su di me, tipo per esempio tu hai fatto questo e invece non è vero, io dico ma non è vero. No, perché si ricorda. Invece amore a te,
A me che mi deve sempre ragione, mi devi dare. Pure a te, cioè no, noi ragazze, ma poi la cosa bella è che noi, ma come amo lo zenzero, lo metto un po' nella pasta di soia. Noi siamo Toro e Scorpione, quindi praticamente due segni molto forti. Quindi praticamente lui vuole avere ragione, voglio avere ragione. E insomma, capirete, amore, che c'è? Che c'è? Allora, ciao Carli, cosa ti ha causato la depressione? Se vuoi raccontare, un abbraccio forte. Amore, lo vuoi dire tu? No, io ti ho dato tanti anni. Te ne ho paura, perché dopo l'altro volta abbiamo litigato, ti ho paura di litigare. Amore, dillo tu. No. Col gambero. Mamma. Mamma. Vuoi dire mamma, eh? Mm. Gambero. 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 Scusate, ma c'è anche la buccia in questo lago. Secondo me hanno lasciato apposta per fare che fischi, hanno lasciato un po' di scorso. Comunque, cosa mi ha causato la depressione? Dice il mio dottore che sarà stato un forte periodo di stress, perché comunque lavoravo troppo e mi stressavo troppo. Infatti poi da quando comunque poi sono stata male ho diminuito un po' comunque il lavoro e mi sono concentrata più sulla famiglia, eccetera. Vero amore? Cosa vuoi dire tu sulla mia depressione? Senza che li leghiamo. Di stare vicino alle persone depresse. Perché mi depressa. Vedete, lui fa sempre battutine e sminuisce sempre tutto. Perciò... Ragazzi, vabbè, aiutate le persone depresse. Come hai fatto tu? Bravo. Vabbè, andiamo avanti, se no ci appiccicamo una da voi. Allora, comunque allora, ragazzi, vi farò un video dove vi racconterò tutto della mia depressione e come ne sono uscita, se volete. Ovviamente dove sto solo io non c'è Dario, perché deve essere serio, deve essere fatto bene. Nessuna domanda, solo che siete meravigliosi, amo seguirvi appassionatamente. Rosalia, grazie Rosalia. Rosalia sei siciliana. Rosalia è siciliana. Allora, a che punto sono i lavori della casa nuova? Avete scelto tutti i mobili? Quasi. Abbiamo scelto i mobili e diciamo che adesso a che punto siamo? Abbiamo messo gli infissi, comunque farò un video. No, però non è a breve vedo a scoprire cosa abbiamo messo. Mm. Seguitemi su G, perché là in questi giorni voglio andare a fare qualche story sulla casa nuova e vi faccio vedere a che punto siamo. Anche perché a breve ricominceranno i lavori, vero amore? Comunque è stato buono questo sushi, a me è piaciuto. Proviamo anche questo al mango. Tu l'hai assaggiato già? Di nascosto l'hai rubato. Quale hai preso? Questo? Allora questo devi avere. No, già l'ho preso questo qua. Tre, erano sei? Tre, sei, sì. Erano sei, amore. Tre, tre. Andiamo al mango. Tre mango e tre, perché se vuoi tu l'hai già lasciato il mango qui. No, te lascio di là un mago che mi ha mangiato un ecchio visto. Niente per niente. No, no, no. Amore, un'altra domanda. Ciao amici. Come mai non hai voluto cambiare città e trasferirti altrove? Vabbè, no, mamma, invece è un po'. Ragazze. Vabbè, lo possiamo sempre fare, fra tre anni venderemo tutto e ce ne andremo fuori. Perché io comunque col mio lavoro posso lavorare ovunque, però lo sapete, io sono molto legata comunque ai miei genitori. Finché comunque ci sono sicuro, loro... Quando non ci sono più, ma tra 100 anni. Bravo. Venderemo tutto e andremo a vivere fuori. Dove? Dove? Dove ti piacerebbe? Andremo a Dubai. A New York. No, New York è troppo... Troppo. Mi piace. Comunque questo qua è ancora più buono. Buonissimo. Metto pure un po' di salsa piccante, mango piccante, oh mamma mia. Allora, quante volte fate sesso al giorno? Oh mamma mia, addirittura. Oh, ma ci pure scudate. Al giorno. Che tieni i figli, mi può capire. Ragazzi, dite la verità. Io lo uso solo per fare la pipì, ma ormai. Bravo. Ma al giorno però mi sembra un po' esagerato.
A meno settimana. Cioè, secondo voi qual è la media giusta? Di fare una giorno. Un pa' a settimana, una a settimana, non di più. Oh no. Mangio un bel cetriolone, vedi, eccolo qua il cetriolone. Ragazzi, sono troppo buoni. Guarda Daniele, si è mangiato tutti i piattoni. Bravo. Allora, questa Marti ci chiede, fatevi una domanda, tu a lui e lui a te. Wow, ma che si chiama Azzurro? Allora io ti chiedo a te. Vai. Basta. Basta, babbo, basta. Basta. Come se fosse la bocca della verità. Vai. Hai mai pensato di lasciarmi e di andartene? Però senza scherzare. Uffa. Dai, quante volte mamma l'ha pensato? 1, 2, 3, 4, 5, Ma perché poi non lo fai? Perché ti amo troppo. Ma giù, in questo video si sta comportando pure perché quanta volta ci appicciamo. Basta. Ma fammi pure a me la domanda. Ciao a tutti. Perché mi ami? Come perché ti amo? Allora, ti amo perché mi fai sorridere, mi fai stare bene, sei una brava persona, mi aiuti, mi supporti. Cacca Daniele. Devi fare la cacca. C'è l'intruso in campo. Come ride. Cacca. Allora, quest'altra domanda. Cacca. Andiamo. Di Marilu ci chiede, aspetta, Marilu ci chiede. Quanti figli vorreste? Però seriamente amo, dobbiamo rispondere a questa domanda. Cacca. Dai, rispondi seriamente. In questo mondo non ne farei neanche uno, devo dire la verità. Mo' è bella risposta, perché? Perché non mi piace questo mondo. Questo mondo? Sì, sì, a mamma, andiamo. Sporco e falso. Però, sì. È vero. E soprattutto con quello che abbiamo passato, Covid, questo, quell'altro, guerra. Cioè, ognuno sono tutte cattiverie sull'altra persona invece di mettere pace. Dicono sempre cattiverie. È bullismo, c'è anche bullismo. È bullismo. Daniele che deve fare cacca. Deve fare cacca, andiamo a fare cacca, devo riprendere a fare cacca. È vero, lo salutiamo a questo punto. Vabbè ragazzi, vi mandiamo un bacio grande. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. E poi vi faccio vedere a Daniele, aspetta. Ah, vai. Saluta quello che dici. Allora, dici, fai il cuoricino. Bacio. Cuoricino e dici ciao bimbi. Ciao bimbi, ciao bimbe. Ciao papà, ciao mamme. Cacca. Ciao. Ciao.